Okay. No, sí. Allá. Torino, 35esima edizione, sono Angela Prudenzi, questo è Frank. Scusate, ecco, adesso ero abituata al fatto che il video è il primo anno, perdono, comunque, riprendo il discorso. Allora, saluto gli ospiti, immediatamente così mi levo di in faccio, Thomas Trabacchi, Francesca Comencini e Lucia Mascino. Sono regista e interpreti di Amori che sanno stare al mondo, che non sanno stare al mondo, ho cominciato malissimo. Vuoi prendere? No, non voglio riprendere, andiamo avanti così. Francesca, allora, io vedendo il tuo film, la mia prima reazione è stata: ah, che film liberatorio! E ho pensato che dovesse esserlo anche il romanzo, mi chiedo scusa, non l'ho letto. E allora, in che misura è stato liberatorio? Io ho letto recentemente delle interviste in cui tu dici che c'è una parte anche autobiografica, ma non voglio entrare ovviamente nel tuo privato. Solo chiederti quanto è più facile o più difficile scrivere una storia così viscerale, o insomma, ti è costato oppure invece è stato davvero liberatorio? No, è stato estremamente liberatorio, innanzitutto perché quando ho cominciato a scrivere la sceneggiatura la mia spinta non era minimamente quella di fare un'opera autobiografica, anzi, pur partendo da una zona però non buia, ma direi luminosa, personale, da una spinta personale ma non buia, luminosa, il mio desiderio era quello di fare un film che raccontasse e desse una spinta vitale a molte persone, in particolare a molte donne, perché mi sono resa conto che c'era questa unione che appunto mi era capitato di attraversare nella mia vita, ma che era estremamente condivisa con una banda innumerevole di femmine amiche, cioè quella di ritrovarsi in modo inaspettato in una zona di età non più così giovane, diciamo, a vivere una nuova singolarità, a ritrovarsi da sole da un punto di vista sentimentale, a dover rimettersi in gioco e riattraversare la vita in un modo non aspettato. E il mio desiderio era proprio quello di raccontare in modo liberatorio quanto l'orizzonte di allegria, di gioia di vivere, seppur talvolta dolorosa, potesse abitare questa zona della vita in cui ci danno generalmente per spacciati. Cosa che non è affatto vera. Esatto, e hai trovato in Lucia l'interprete ideale per raccontare quanto invece può essere luminosa la zona. E Lucia, sì, a partire dal nome, diciamo Lucia, no, scusa la battuta. No, comunque, sì, questo che io sia l'interprete ideale, mi ci sono sentita perché mi piaceva sia la storia che il personaggio, ma anche perché potevo far confluire dentro questa storia le due zone di cui anch'io, diciamo, che anch'io attraverso, cioè il grande dolore ma anche la grande allegria. E siccome questo film permette questo ampio passaggio di due stati così distanti, che però incredibilmente ci attraversano, perché uno quando soffre tanto non crede più neanche che sia possibile di riattraversare quell'altro momento, almeno io sono così, quando vivo una cosa sono totale in quella cosa, come i bambini, diciamo, non relativizzo mai. E quindi in questo film ho potuto surfare dentro questi grandi passaggi e godere di tutte le trasformazioni che la storia permette. Poi appunto il film è ricco di up and down e tu appunto li attraversi e devo dire che non è facile trovare un personaggio di donna così complesso, al limite dell'antipatico qualche volta, no? Perché è una donna che a volte si pone in maniera sin troppo aggressiva, anche risoluta, questo sogno di conquistare questo uomo finché capisce che può farne a meno.
Insomma, è stato un bel impegno emotivo anche, immagino. Sì, tanto, tanto grande l'impegno emotivo, però lo aspettavo, lo desideravo un'occasione come questa. E, secondo me questa è una parte intelligente del film, cioè il personaggio non è santificato, non è che, ah, poverina, non è una vittima, come dice Francesca, no? Non è una vittima, è una donna con i suoi pregi e i suoi difetti. È generosa o è invadente? Non lo so, bisogna vedere dove metti il paletto, cioè in tutte e due. È passionale o è impositiva? Boh, non lo so, è tutte e due. E quindi questa possibilità di guardarla da un punto di vista o dall'altro è anche un modo autoironico di scrivere una figura femminile che appunto non sia né la solita armonica figura rassicurante che ci affidano spesso quando hai sopra i 35 anni e devi interpretare un genitore, perché voglio dire, è così quello che succede. Quindi, insomma, io penso che invece sia bello pensare che in tutte le età uno possa attraversare delle crescite. Thomas, a te invece il difficile compito di interpretare un uomo che ha, come dire, l'unica colpa di a un certo punto disinnamorarsi della propria compagna, succede nella vita. Cioè, io la vedo così. Beh, sì, no, così. Io l'ho vista in questo modo. Vediamo Thomas, che è qua, la torna, continua, torna la parola, c'è stata scomoda che è difficile, perché è difficile, invece io mi sento in debito, perché mi sento in debito rispetto a tutto questo amore che ho sentito, non solo Flavio, perché Flavio è molto amato, poi fa una scelta sua che può essere legittima, il film non giudica, insomma, secondo me perde una possibilità. Ma è un'idea che ho pensato. Poi mi sono sentito molto amato dalla regista, da Lucia come compagna di lavoro, quindi tutto sommato quando si è così amati non è tanto difficile esprimersi, no? Anzi, si apre un bel trampolino per raccontare qualche cosa di sé attraverso un personaggio che è inventato e poi trova forma, corpo, attraverso un lavoro veramente inconsueto, di grande coraggio e libertà che Francesca ci ha lasciato, e anche il privilegio di far parte di un racconto che ha un punto di vista inconsueto, e mi sarebbe anche auspicarsi che sia l'inizio, io sono certo che è l'inizio di un processo lento, ma insomma sempre più bisognerà guardare il mondo da questo punto di vista, vabbè, insomma, adesso, femminile. Forse non c'è un sinonimo. Ma la virgola dov'era? No, però. No, questo è quanto. Quindi non è stato così difficile. Beh, sono molto contenta, però io dicevo difficile nel senso. No, è difficile. Immagino che le spettatrici no, possano essere un po' turbate da questo uomo, perché istintivamente si riconoscono. Ovviamente. Guarda, a me è capitato veramente nella vita di entrare dentro delle discussioni importanti, diciamo in una fascia oraria che va dalle 3 alle 5 del mattino. Anche quello è un processo abbastanza lento, comincia in maniera subdola intorno alla mezzanotte, con delle frasi che sembrano innocue, con delle domande che piovono, non si sa bene dal cielo, e entri in un discorso che tu già sai che è una trappola. Perché tu saprai che alle 3:30 del mattino sei dentro una discussione che è ingestibile. Allora sì, in questo senso per Flavio è stato difficile dover uscire per inseguire dalla campagna e doversi spogliare a 10 gradi. E certamente sì, c'è anche questo aspetto della difficoltà di stare dentro una relazione lunga e poi anche la difficoltà a un certo punto di fare delle scelte, di capire qual è la scelta giusta, poi insomma Flavio fa la sua. Non è giudicabile effettivamente, se non da me, ma è certo, si racconta anche di una difficoltà relazionale in cui in molti ci possiamo riconoscere. Francesca, tu da qualche stagione sei anche impegnata politicamente, proprio politicamente, insomma diciamo che stai in qualche modo portando avanti anche un discorso sulle donne. Lo fai attraverso anche la serie televisiva di Gomorra, per dire, no? Perché c'è questa attenzione a delle figure che sono
non convenzionali, ecco, è qualcosa che è venuta proprio dal profondo, quando hai capito che dovevi spostare maggiormente il tuo sguardo sulle donne? In realtà l'ho sempre fatto, nel senso che una costante di quasi tutti i lavori che ho fatto è stata quella di mettere in risalto delle grandi protagoniste femminili, è la mia passione, è veramente la passione di tutta la mia vita. Spero di esserci riuscita, e se ci sono riuscita anche grazie alle attrici con le quali ho lavorato. Ho sempre avuto dei grandi amori per le mie attrici. Penso che essere un'attrice oggi in Italia, bisogna essere coraggiose, brave, un mestiere importante. Se io sono riuscita a tracciare dei personaggi femminili degni di nota, lo devo all'assoluto talento e meraviglia delle attrici con cui ho lavorato, quindi a loro devo quasi tutto. Con questo inno alle donne e alle attrici vi saluto. Un'ultima cosa, però la domanda, certo, se è stato così difficile lavorare con tante donne così che fate a Thomas, lo dovreste fare al 90% delle attrici italiane nei film che interpretano con tutti gli uomini. Quanto è stato difficile. Tu sì, hai ragione. Grazie. Prego. Francesca Comencini, grazie Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Torino 35ª edizione, Fred Festival Insider. Grazie.